Energy World Store. Sistemi energetici evoluti e intelligenti per spendere meno ed essere più efficienti. Vieni a scoprirli a Sassuolo in via Mazzini 242. Buonasera. Sono 14 gli studenti della scuola media Ruini che hanno rappresentato la città al quarto mega raduno chitarristico che si è tenuto a Mendicina, in provincia di Bologna. All'evento si sono esibiti studenti provenienti da scuole medie e licei musicali, scuole di musica e conservatori del Bolognese, del Modenese, della Romagna, di Venezia e Vicenza. È una grande soddisfazione per la nostra città, ha detto l'assessore alla cultura Giulia Pigoni. Prossimamente vogliamo coinvolgere questi giovani musicisti in appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Ha preso il via ieri la piantumazione di 20 alberi al Parco Amico di Braida. Si tratta dell'iniziativa Air Online, che prevede anche la costruzione di un impianto di irrigazione. Questa mattina è iniziata anche la piantumazione di 30 piante al Parco Vistarino, la cui conclusione è prevista entro domani. Inizierà venerdì la 25esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Memorial Sassi, organizzato in onore dell'imprenditore ceramico e promotore del calcio giovanile Claudio Sassi. Venerdì alle 20 ci sarà la sfilata da Piazzale della Rosa a Piazza Risorgimento. Alle 21 si disputerà la partita inaugurale tra Sassuolo e Charlton Under 18. Nei giorni successivi seguiranno diverse partite tra le 80 squadre partecipanti, che si sfideranno nei campi di Sassuolo, Fiorano, Maranello e di altre province modenesi. Ascoltiamo le parole di Michele Iacaruso, vicepresidente dell'associazione organizzatrice Memorial Sassi. Michele, allora, un'altra edizione, ancora una volta internazionale, che, se vogliamo usare una battuta, supera la crisi e continua a proporre del calcio a livelli abbastanza elevati. Sì, supera la crisi è un po' forte, comunque ci mettiamo tutta la buona volontà, cerchiamo di riuscire a fare nel migliore dei modi con le risorse che abbiamo, che sono sempre meno, ma che comunque in un qualche modo ci danno la possibilità di andare avanti. Anche quest'anno, come negli altri anni, soprattutto, cioè quest'anno poi è il 25esimo anno, non credo che ci siano in giro per l'Italia, anche per l'Europa, tornei che hanno una vita così lunga, hanno avuto una vita così lunga. Noi cerchiamo di portarlo avanti, anche perché nel nostro territorio credo che sia giusto che un'iniziativa del genere mantenga il livello che ha sempre avuto, con quello che poi possiamo fare. Le squadre migliori anche a livello internazionale? Beh, è tutto da scoprire, perché quest'anno, più o meno sulla falsa riga dell'anno scorso, abbiamo fatto delle scommesse su squadre estere che sono, diciamo così, in prospettiva. Quindi probabilmente saranno delle squadre che in prospettiva avranno visto come si stanno muovendo nei settori giovanili e avranno dei risultati. Però a oggi sono una scommessa. Noi speriamo di vincerle questa scommessa. Ci sono i soliti inglesi, c'è una squadra albanese, ci sono gli svizzeri, c'è una squadra di Dakar e ci sono gli australiani che continuano a venire perché hanno visto che in questa vetrina si trovano abbastanza bene. Collaborazione con i comuni? Collaborazione con i comuni è quello che si vede è in funzione di quelli che sono i tempi che corrono, quindi i comuni ci danno una mano per ciò che riguarda l'aspetto organizzativo, per ciò che riguarda le strutture, poi tutto il resto siamo assieme e cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi il torneo. Facciamo la solita sfilata venerdì sera a Sassuolo, da Piazza Piccola fino allo stadio, la partita inaugurale allo stadio con la consegna dei premi di solidarietà, come poi tutti gli anni. Passiamo allo sport. Il difensore neroverde Francesco Acerbi ha ricevuto il premio Panathlon al merito sportivo 2014, consegnatogli dal sindaco Claudio Pistoni alla serata di gala tenutasi al Pala Panini. A partecipare all'evento diversi dirigenti e atleti modenesi. Per i calciatori del Sassuolo questo pomeriggio seduta a porte chiuse a Ricci. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani. Energy World Store, sistemi energetici evoluti e intelligenti per spendere meno ed essere più efficienti.
Vieni a scoprirli a Sassuolo, in via Mazzini 242.